Carosio, buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, ben collegati qui al campo sportivo Papa Giovanni in Camerota. Incontro di calcio che si disputa quest'oggi tra Licusati e Real Alfanese. Oggi una giornata splendida di sole qui al campo sportivo Papa Giovanni in Camerota. Veramente area primaverile, se non estiva. Siamo passati direttamente dall'inferno all'estate, quindi ecco che ci stanno per venire e dammi le formazioni delle due squadre. Partiamo con la squadra ospite, con il numero 1 Speranza Roberto, con il numero 2 Villano Valerio, con il numero 3 Carbone Pasquale, con il numero 4 Buccia Alessandro, con il numero 5 D'Angelo Francesco, con il numero 6 Maressa Giuseppe, con il numero 17 Colucci Mario Antonio, con il numero 18 Mazzitti Davide, con il numero 9 Savino Salvatore, con il numero 10 Gerardo Roberto, con il numero 11 Colucci Nicola, con il numero 15 Villano Michelangelo, con il numero 13 Detta Antonio Carlo. Per il Licusati, con il numero 1 Di Luca Pasquale, con il numero 3 De Luca Michele, con il numero 2 Saturno Pasquale, con il numero 4 Abate Angelo, con il numero 5 Saturno Raffaele, con il numero 6 Saggiomo Gianluca, con il numero 7 Russo Alfredo, con il numero 8 Cammarano Mattia, con il numero 9 Garofalo Marco, con il numero 10 Saturno Aldo, con il numero 11 Di Bello Pietro. A disposizione del mister, con il numero 13 Garofalo Alessandro, con il numero 14 Curto Michele, con il numero 15 Di Mauro Vincenzo, con il numero 18 Cavaliere Walter, con il numero 17 Abate Riccardo. A disposizione ancora con il numero 16 Boiano Gennaro. Un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio per un lutto in famiglia dalla parte della squadra ospite. Tutto è pronto per un minuto di silenzio. Tutto è pronto per il calcio d'inizio. Guardiamo ancora l'incontro di calcio tra Licusati e Real Alfanese. Arbitra il signor Cioffi, sezione di Battivaglia. Proprio Licusati, battere palla d'inizio. Oggi dicevo temperatura bellissima qui a campo sportivo Papa Giovanni in Camerota, estiva. Ecco a Saturno, vedo passaggio per De Luca per Saturno che fa girare
per Saggiomo che controlla oggi quest'oggi con la faccia da capitano il nostro Saggiomo. Ancora Saturno per Mattia per De Luca accompagna ancora per Saturno che la fa girare ancora a sua volta per Saggiomo e prende la postazione il nostro Giacchino Cavaliere. Finalmente Giacchino Cavaliere preso dalle foto, quest'oggi si è sbizzarrito con questa bellissima giornata. Quindi ancora De Luca, ancora Saturno che controlla per Abate per si porta in avanti, ancora Abate per Garofalo che riesce a controllare per Alfredino che va via, ancora Alfredino in mezzo a due, ancora per Di Bello, una serie di finti per Di Bello, ancora per Mattia passa lunga dove c'è De Luca che cerca di andare via con qualche difficoltà, riesce ancora De Luca, la mette in mezzo però in male modo sul primo palo, quindi rimessa da fondo a favore dell'Alfanese. Quando siamo giunti ormai al primo minuto di gioco, ovviamente il parziale è 0-0. Prima azione dalla parte del Ligusari, abbiamo visto De Luca andare via benissimo sul lato destro della nostra postazione. Rimessa da fondo a favore dell'Alfanese, ecco che capisce tutto ancora De Luca, ancora per Di Bello per il numero 3, ancora Di Bello con una finta per Saturno la mette lunga dove però non arriva Garofalo, quindi il portiere Speranza può tranquillamente far mette la propria squadra, rimessa sarà sicura lunga, rimessa lunga per Speranza dove c'è Mattia che non riesce a controllare, quindi è il numero 9, si tratta di Savino che cerca con qualche numero di andare via in mezzo a due, ancora Mattia che l'ultimo tocco è proprio di Mattia, quindi rimessa in fallo laterale a favore del Real Alfanese. Sì, infatti già l'abbiamo detto, l'arbitro della sezione di Battivaglia, il signor Delia di Battivaglia, quindi ancora Abate che rimette lunga, ancora il bello fallo ai danni di Bello che si presta proprio lui a battere, no, lascia per De Luca, ecco che il pubblico si comincia a incrementare, si comincia a energire un po' di persone, ecco che proprio De Luca che si attinge a battere, un grande affollamento in aria. De Luca dove c'è Garofalo che non riesce però a controllare, quindi la referenza che può ripartire, però Alfredino capisce tutto, ci prova con una finta, ancora Saturno che addirittura tira abbondantemente al lato, rimessa da fondo a favore del Real Alfenese, ecco che si attinge a battere proprio il numero 2, se non vado errato si tratta di Milano Valerio, dice proprio uomini di salire, ecco rimessa lunga dove però Di Bello capisce tutto, ancora Di Bello riesce per Saturno che se la porta sul lato destro e quasi fuori, infatti fallo laterale a favore dell'Alfanese, ecco che si attinge a battere proprio il numero 3, si tratta di Carbone Pasquale, Carbone rimette per il numero 5, cacca difficoltà il numero 11, ovviamente. E ancora Saturno Raffaele che capisce tutto, le mette in avanti dove c'è Di Bello che questa volta ha qualche difficoltà, comunque riesce a tenere il pallone in campo, ancora Di Bello, ancora per Saturno, bello lo scambio da Di Bello, Saturno ancora, Pasquale Saturno, ancora Di Bello che si fa così fregare la palla e quindi fallo addirittura, no, non viene guido, quindi Di Bello ancora può far ripartire con Saturno che mette verso il centro, ancora Mattia per la mette direttamente in fallo laterale, quindi fallo laterale deviata dal numero 2, quindi messa per i Cusati che va a finire direttamente sulla linea del fuoco. Quando siamo giunti ormai al quinto minuto di gioco, ricordo ancora il parziale 0-0 qui al campo sportivo Giovanni in Camerota. La messa da fondo si attinge a battere proprio il numero 6, si tratta di Matrella Giuseppe. Rimessa ancora fallo ai danni di Mattia, quindi si attinge a battere proprio Abate che ovviamente chiede la distanza.
in questo momento fa segno ovviamente di reteggiare il calciatore del Real Alfanese. Area di nuovo affollata, affollatissima direi, serie di spintoni ovviamente normali. Ecco Abate, Abate che la mette per Garofalo, dove però non arriva Garofalo, quindi rimessa da fondo a favore del Real Alfanese. Si attinge a battere sempre il numero 6, si tratta di Matrella Giuseppe, rimessa lunga dove c'è Saturno, Saturno che viene per Abate, Abate che ha qualche difficoltà, quindi il Real Alfanese che può approfittarne, capisce tutto di bello ancora per De Luca, De Luca per Mattia, ancora per Abate, Abate che porta palla in avanti, ancora Abate, Abate per il nostro Alfredino, Alfredino che ha qualche difficoltà, quindi viene in questo momento. Benissimo Abate che riesce a riconquistare palla, ancora per Saturno, Saturno, Abate ancora, le mette in avanti, dove però c'è Garofalo, ancora Garofalo, Garofalo che le mette, ancora serie di finte per Garofalo, la mette verso il centro, dove c'è Mattia, ancora Mattia, si prepara al tiro, un tiro telefonato e qualche difficoltà anche Speranza, Speranza che ovviamente non riesce a bloccare, era un tiro non direi dei migliori, ancora di messa lunga e Speranza, dove c'è il nostro Saturno, Saturno fallo, fallo effettivamente ai danni del numero 9 Savino, si attinge a battere il Real Alfanese. Ancora non ci pensa due volte, li batte subito verso il centro, dove però c'è De Luca, De Luca che capisce tutto, benissimo De Luca in anticipo, è addirittura fallo su De Luca e chiede scusa ovviamente del Real Alfanese. Si già battere ancora il nostro Saturno, Raffaele, Saturno per San Giomo, ancora Saturno, Saturno ancora per Abate, Abate che fa girare per Saggiomo, Saggiomo questa volta si porta in avanti, ancora Saggiomo, le mette lunga, dove c'è Di Bello, Di Bello che non riesce questa volta alla finta, il numero 3 ne approfitta, può far ripartire il Real Alfanese, ancora, ancora il numero 9, benissimo Saturno, non ci pensa su due volte, la mette fuori, ancora Di Bello, Di Bello cerca di metterla giù, ecco in mezzo a due, ancora Mattia, Mattia per Saturno, Saturno fa girare in questo momento palla per Abate, ancora Abate, Alfredino, ancora Abate, il numero 10 che riesce a portare in avanti, però Mattia capisce tutto, ancora scontro, stavolta a favore Mattia, fallo, ovviamente a qualche momento Mattia, il colpo preso in pieno viso, ecco che si attinge a battere sempre, Abate, Abate per Mattia, messa corta, ancora per De Luca, buona per De Luca, ecco che rimette, dove c'è Alfredino, Alfredino di destra, la mette verso il centro, dove c'è Saturno, Saturno la mette fuori clamorosamente sul dischetto del calcio di rigore, Alfredino l'aveva piazzata ma io direi in male modo in questa occasione, quindi va a finire abbondantemente al lato sinistro del portiere Speranza, rimessa da fondo a favore del Real Alfanese, fallo concesso ai danni del Real Alfanese proprio a metà campo, quindi fallo concesso in questo istante, si appresta a battere sempre il numero 6 se non vado errato, si tratta di Matrella Giuseppe, le mette verso il centro dove c'è Saturno, benissimo che le mette fuori, ancora per Di Bello, Di Bello alza la testa proprio in questo istante, la rimette per Mattia, ancora Mattia per Abate, Abate bene per De Luca, ancora De Luca fa qualche passo in avanti per Abate, ancora a sua volta per Di Bello, Di Bello che cerca di girarla in questo momento, ci riesce con per Saturno, ancora Saturno che si porta in avanti, Saturno in mezzo a due, benissimo l'apertura per Di Bello che la mette verso il centro dove capisce tutto il numero 6 e va via anche una bella finta, riesce ad uscire e far ripartire la propria squadra, però c'è Saturno che capisce tutto, ancora Saturno che cerca di controllare, di far andare in fallo laterale, conquistiamo fallo laterale, ancora batte sempre Saggiomo, Saggiomo per il nostro Mattia, Mattia che cerca di girarsi, ancora Mattia, Mattia che si porta in avanti, la mette lunga,
dove c'è Garofalo, ancora Saturno. Saturno, bellissima l'apertura per Alfredino. Alfredino la controlla altrettanto bene, la rimette verso il centro, dove c'è la rete, il gol dell'1-0 di Alfredino. Ci tenta, ci riesce, un gol, cercava di metterla verso il centro, io credo Giacchino Cavaliere, comunque è uscita una bella rete, quindi Liquisati si porta in vantaggio. Quando siamo giunti all'ottavo minuto del primo tempo, Liquisati 1 Real Paradise 0, un gol inaspettato perché credevo che la stava per mettere in mezzo, quindi ha colpito proprio il palo interno e il pallone si è insaccato in rete, quindi Liquisati in vantaggio. Gol di Alfredino, dicevo, del nostro numero 7 Russo Alfredo. Quando siamo giunti ovviamente, come dicevo, al decimo minuto del primo tempo, ecco che riparte il numero 6 del Real Alfenese, ecco che ancora si cerca di portarsi in avanti, però Abate capisce tutto, ancora Mattia che controlla benissimo, il bello questa volta si fa sfuggire la palla, ecco che può ripartire così il Real Alfenese. Saturno che esce addirittura dalla nostra area, quindi con Alfredino, Garofalo, bene Garofalo, ancora Garofalo, Garofalo che lo mette verso il centro, ecco l'ultimo tocco e proprio no, ha sbagliato il passaggio, rimessa da fondo, rimessa da fondo a favore del Real Alfenese. Si attinge a battere sempre il numero 6 Matrella, letterale della rimessa lunga, ovviamente ha qualcosa da dire ai suoi, sicuramente ovviamente vuole più grinta in campo da parte della squadra. Ancora Saturno benissimo, ancora per Saturno Aldo, ancora Garofalo che la mette bene terra, però non riesce il tiro, impatta direttamente sul numero 6 del Real Alfenese. Ecco che l'ultimo tocco credo è proprio sì di un calciatore dell'Alfenese, si tratta del numero 5 Pino Francesco, quindi fallo già battuto, fallo laterale fuori degli Cusati, rimessa verso il centro dove però ovviamente vede al di là della linea il nostro numero 9 Garofalo, quindi fuori gioco concesso all'Alfenese, sempre il numero 6, rimessa lunga dove però c'è ancora il nostro Saturno che l'accompagna in fallo laterale a favore del Liquisati, ancora Alfredino questa volta palla a campanile, una volta riesce a prendere il numero 17, la mette verso il centro dove c'è Saturno Raffaele, che fallo ai danni di Saggiomo, ovviamente chiede scusa il calciatore dell'Alfenese. Ecco che De Luca ancora Mattia portare avanti per Garofalo bene per Mattia, ancora fa girare benissimo palla dove c'è l'Alfredino che ha qualche difficoltà questa volta, e quindi regaliamo una rimessa da fondo all'Alfarese. Era un'ottima occasione questa, se stava il poco più attento Alfredino poteva fare molto di più. Il campo che è duro, il campo ovviamente non è dei migliori, anche non è stato tirato quest'oggi, quindi ovviamente ecco che Pasquale, Saturno, ecco che ancora Alfredino che cerca di andare via, ancora Alfredino che le mette per Saturno che non riesce, lo scambio, quindi fa ripartire ancora il numero 9, fallo ai danni del numero 9 dell'Alfenese, fallo proprio a metà campo, ecco che si attinge a battere mentre sempre il numero 6, ecco che sale gli uomini dell'Alfenese verso il centro dove c'è Saturno che capisce tutto benissimo, ancora Alfredino, il nostro russo, ancora bello lo scambio da parte Alfredino, ancora Alfredino che ci tenta per Garofalo bella l'apertura, ancora per Alfredino inestancabile, brucia addirittura il numero 2, ancora Alfredino che non la mette per nessun modo bene verso il centro, cerca di nuovo il tiro e non riesce, la mette abbondantemente sopra la testa, quindi rimessa da fondo a favore del Real Alfenese. Quando siamo giunti ormai al 13° minuto del primo tempo, ricordo ancora il parziale 1-0 a favore delle Liquisati. Qualche difficoltà per Saturno Raffaele, infatti
attinge e batte, ecco che rientra in campo le cure mediche di Cariello. Cariello, ecco che Raffaele ha qualche difficoltà, Saturno al ginocchio credo. Dicevo, Cecchino Cavaliere, una bellissima giornata quest'oggi, possiamo dire finalmente giornata primaverile. Ecco, quindi finalmente è arrivata, come si vuol dire, la primavera, finalmente sono arrivate le nostre belle giornate, l'aspettavamo con ansia perché fino a quest'oggi abbiamo visto non altro che acqua, che pioggia qui a Camelota, ma come penso in tutta Italia, che siano state ovviamente un periodo lungo che ha accompagnato queste brutte giornate. Finalmente speriamo che si possa apprestare, si possa andare a migliorare così come questo oggi le giornate di primavera. Ecco che tutto è pronto per la rimessa da fondo, si attinge a battere sempre il numero 6, si tratta di Mattarella Giuseppe, come dicevo, che sta sicuro di rimessa lunga, ovviamente chiede ai suoi di risalire, infatti rimessa lunga. Dove c'è, ecco che abbate, ecco, ovviamente dicevo che viene spinto e fallo concesso proprio a metà campo, si attinge a battere proprio Abate, Abate per De Luca, De Luca ancora cerca di girare ma rimpatta sul calciatore del dell'Alfresa, ancora Saturno, ancora Saggiomo, Saggiomo per Saturno, a girare palla ancora per De Luca, Saturno ancora, ancora Mattia, Mattia per De Luca, Luca ancora, mette verso Saturno, ecco Abate, benissimo Abate per Saturno, ancora Saturno che va via bene, ancora per Alfredino, Alfredino cerca di andare via in mezzo a due, ci riesce, bella la finta di Alfredino per Saturno Pasquale, Saturno Pasquale per Mattia, ancora Mattia la rimette per Saturno Aldo, Saturno Aldo dove però c'è il numero 6 che controlla e rimessa da fondo a favore del Real Alfanese. Quando siamo giunti ormai al 15° minuto del primo tempo, ricordo ancora il parziale 1-0 a favore degli Liquisani. Ecco Saturno, Saturno che si accontenta del fallo laterale. Ancora per Alfredino, ancora Alfredino, in mezzo a due, Alfredino riesce in qualche modo, fallo concesso per Renzo, e l'ultimo tocco sia stato con la mano di Alfredino. Quindi in questo momento batte l'Alfanese il numero 17, che si porta in avanti, ancora il numero 17 cerca di proporsi una giocata in mezzo a due, il numero 9, qualche difficoltà ancora, ecco che riesce bene il nostro Saggiomo, Saggiomo per Di Bello per Mattia, Mattia benissimo per Alfredino, Alfredino, bello il numero di Alfredino, non ci pensa volte, Garofalo, Garofalo che va via bene, mezzo, era al di là della linea, leggermente via, quindi fuori gioco concesso al Real Alfanese, posizione di offline di Garofalo. Ecco che il nostro Saggiomo, Saggiomo bene il controllo per Alfredino, ancora Alfredino in mezzo a due, ancora fallo laterale a favore del Litusati, si attinge a battere proprio Saturno Pasquale, il nostro Saturno Pasquale, rimessa lunga per Alfredino, Alfredino rimette per Saturno, Saturno ancora per Saturno Pasquale, Saturno ancora, Saturno Aldo che la mette a terra, benissimo Saturno Aldo, ancora per Di Bello, ottimo lo scampio, bello anche la finta di Saturno che non riesce però all'ultimo tocco per a servire Garofalo, quindi può, tenta di partire l'Alfanese ma non riesce perché De Luca sta molto attento, quindi ancora, ancora De Luca, bene De Luca, De Luca la mette verso il centro, dove, ecco Garofalo, Garofalo, rete di Garofalo e porta il Liquisati sul 2-0, 2-0, gol bellissimo di Garofalo al lato destro del portiere Speranza che nulla può, quindi porta il Liquisati sul 2-0 quando siamo giunti oltre il 19° minuto del primo tempo, ricordo cambia il parziale qui al campo sportivo Papa Giovanni in Camerota, 2-0 a favore del Liquisati, grandissima rete di Garofalo, ecco ancora il Real Alfanese
cerca di andare avanti con il numero 6. Eccoli bene, il nostro abate, ancora Alfredino, prende una palla che stiamo per dire che era in fallo laterale proprio adesso, quindi fallo laterale, si ti ci abbatte proprio Saturno, ancora Garofalo, Garofalo, benissimo, Garofalo, va via, in mezzo a due, Garofalo. Fallo laterale ancora a favore degli Ligusati, si attinge a battere sempre Saturno Pasquale. Ancora per Abate, Abate, ancora finta per Saturno, Saturno che fa partire Alfredino, Alfredino che cerca di mettere il messo in mezzo e quindi calcio d'angolo a favore degli Ligusati. L'ultimo tocco è proprio del numero 2 Villano Valerio. Si attinge a battere proprio Saturno, Saturno Aldo, ecco che salgono le torri, sale Saggiomo, sale Saturno, ecco che sicuramente la mette adesso il centro dell'area, benissimo, ottimo, bella anche la rete a pesce di Garofalo, ancora Garofalo, e porta il Ligusati sul 3-0, si tuffa in mezzo a due uomini, Garofalo bene. E la terza rete del Ligusati quando siamo giunti oltre il 20° minuto, dicevo del primo tempo, ancora cambia qui il parziale, 3-0 a favore del Ligusati. Ligusati quest'oggi in marcia anteriore. Ecco, quindi 3-0. Ovviamente i manovri si sentono nelle file dell'Alfanese. Ecco che ancora qualcosa da dire il numero 6 ai propri uomini, ovviamente dice di metterci un po' di grinta, un po' di forza, ecco, ovviamente anche ha tutte le ragioni Giochino Cavaliere. Sì, ovviamente si sono subito scoraggiato sul 2-0 adesso. E certo, non li, capisco che effettivamente Giochino Cavaliere e Ligusati Dopo 22 minuti stando sul 3-0 sicuramente ovviamente mortificante per una squadra, perdi di coraggio, perdi di voglia, perdi di tutto, però devi continuare a giocare, devi continuare a giocare anche perché poi va a finire che non si vede più una partita, non si vede più ovviamente un'azione, anche se la diversità è tantissima e si vede, cioè come sono messi in campo e delle giocate, delle cose, la squadra è ovviamente superiore a quella degli Ligusati, è inutile prenderci in giro Giacchino Cavaliere. Vabbè. Questo, però ovviamente non bisogna affliggersi, ecco la mette adesso centro dove c'è il portiere Speranza che la prende e la blocca direttamente, quindi messa lunga dove c'è ancora Mattia messa Giomo, ancora Di Bello, ancora Saturno che stavolta viene concesso il fuorigioco, anche se effettivamente forse faceva segno che ci stava il numero 6 che mantenesse in gioco Saturno, va benissimo, concesso ancora, ecco che il numero 6 può ripartire, resta lunga dove cerca di metterla a terra il numero 10 del Real Alfanese, ci riesce in qualche modo, però Saturno capisce tutto e può ripartire, ancora per Abate, ancora Abate, bene ancora Abate per Mattia, ecco che il numero 3, ecco ancora Saturno, ancora Mattia, ancora De Luca, e Luca cerca di metterla in avanti dove c'è Garofalo che parte da dietro, riesce a prendere palla, ancora Garofalo quest'oggi instancabile, ecco che le due reti ci prega Saturno, bellissima però la risposta questa volta di Speranza, bella anche la parata di Speranza, ovviamente c'è ancora qualcosa da dire ai propri uomini, dice caspita, ovviamente li fate arrivare con molta facilità, credo abbia detto al tiro. Fallo concesso al Real Alfanese. L'Alfanese si porta in avanti ancora con il numero 6, ancora a gira per la sua volta il numero 11, ecco che ci regala così un fallo laterale, mentre si abbatte proprio De Luca, ancora Saturno per Saggiomo, ancora Saturno, la apre benissimo per Saturno e far partire ancora Mattia per De Luca,
De Luca stavolta per Di Bello, benissimo indietro, bella l'apertura ancora per De Luca, De Luca che riparte, via ancora De Luca, De Luca che tenta il tiro, bella ancora la risposta di Speranza. Speranza, di tua occasione, e allunga benissimo questa volta, riesce addirittura a bloccare il tiro di De Luca, ancora il numero 6, si porta in avanti, ancora Saturno, Saturno, ancora Real Alfanese, può ripartire, adesso perde il numero 10, Aldo Roberto, ancora è il nostro Alfredino, Alfredino che riesce a mantenerlo in gioco, ancora Alfredino, 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 la mette in mezzo, dove c'è Garofalo? E Garofalo, rete, del 4-0, ecco, che ovviamente adesso si dilaga veramente. Giacchino, quando siamo giunti? Al 26esimo. Al 26esimo minuto, il Lucusati è già sul 4-0. 4-0 a favore del Lucusati. Giacchino, Cavaliere, e ovviamente adesso il nostro mister dice che effettivamente di non pestassi. Ecco che. Va a girare palla più che altro, sì. Ecco che veramente si da battere ancora l'Alfanese. Alfanese ancora per Speranza, ancora Alfanese per Matrella, Matrella che ovviamente richiama tutti gli uomini della propria squadra, ancora qualcosa da dire, ovviamente sarà sempre più dura, sempre più difficile gestire questa gara per l'Alfanese. Ecco, fallo laterale a favore del Real Alfanese, si attinge a battere proprio il numero 5, Angelo Francesco, ancora abbate, abbate per Di Bello, Di Bello ancora, ancora, ancora il numero 11 del Colucci, Colucci la cerca di metterla in avanti, ancora De Luca, De Luca per il nostro Di Bello, ancora Saturno che le mette indietro, benissimo, ancora fallo concesso al Real Alfanese, Real Alfanese si attinge a battere sempre il numero 6 di Matrelle, ecco che ancora Matrelle Giuseppe sta mentre parlando tanto con i suoi, ecco, ecco che ancora ovviamente De Luca, De Luca benissimo fallo concesso a non cercare sempre di segnare, ecco che ancora, ecco che il numero 4 si attinge a battere, fallo concesso, e il numero 6 si tratta di Matrella Giuseppe, Matrella Giuseppe che ovviamente chiede la distanza, barriera tutta pronta per si attinge a battere proprio Matrella, Pasquale che ovviamente grazie benissimo la barriera, Pasquale non ha nessun esitazione, blocca benissimo la palla, ancora può ripartire il nostro Saggiomo, Saggiomo per Di Bello, Di Bello ancora per Saturno Aldo, Saturno colpo di tacco vizioso direi, quindi il Real Alfanese che può ripartire, ancora il numero 6 Matrella, ancora per il numero 10, ecco fallo, fallo a favore del numero 10 Leonardo Roberto, dai Pasquale si sa battere proprio il numero 17, si tratta di Colucci, Mario Antonio,
Area affollatissima. Ecco, ovviamente cerca la propria distanza, l'arbitro in questo momento fa rispettare. Distanza abate. Ecco, proprio il numero 17. La mette verso il centro, dove però capisce tutto. Ecco Saturno che può far ripartire la nostra squadra, ancora Saturno. Saturno rallenta la corsa, quindi fa girare palla per Saturno Raffaele, Saturno ancora per Di Bello, ancora Saturno. Ecco Saturno, bene per il nostro Di Luca Pasquale. Ancora Saturno Raffaele. Ecco Mattia. Mattia ancora a girare palla per Abate. Abate, bene ancora per Saggiomo. Ancora Saggiomo. Saggiomo mette per Saturno Aldo. Ancora Abate. Saturno Pasquale. Alfredino. Alfredino. Saturno che si trascina la palla fuori. Quindi fallo laterale a favore del Reale Alfanese. Quando siamo giunti oltre la mezz'ora di gioco, ricordo ancora il parziale, 4-0 a favore degli Ligusati. Due gol di Garofalo, quindi il primo, se non vado errato, Cecchino Cavaliere, tu mi puoi indicare, perché quattro gol sono tanti, quindi ovviamente abbiamo detto doppietta di Alfredino. Allora, il primo si tratta di Alfredino, due gol doppietta di Garofalo e il quarto gol, se non vado errato, è proprio di Saturno, credo. No, tutti e tre Garofalo. Ah, quindi tre tripletta di Garofalo. Ecco ancora di già battere il Reale Alfanese. È sempre il numero 6. Io credo che Alfanese non vede l'ora che finisce questa gara, Giacchino Cavaliere. È cominciata la luce ovviamente per loro, già dopo 20 minuti incassare 4 reti è veramente in salita. Ecco fallo ai danni del numero 5 Angelo Francesco, quindi ovviamente De Luca viene richiamato dall'arbitro e chiede scusa. Si attinge a battere proprio il numero 6, si tratta di Matrella Giuseppe. Salgono due uomini del Reale Alfanese, mette verso il centro, però la nostra barriera viene ribattuta, quindi fallo laterale concesso al Reale Alfanese. Ecco ovviamente si già batte il fallo laterale proprio Matrella, ancora messa con le mani, cerca di mettere lunga, però Saggiomo capisce tutto, può anche addirittura portare in avanti ovviamente dove non c'è nessuno, quindi ancora Reale Alfanese che cerca di far girare palla, ancora cerca ancora Saturno che ha qualcosa da dire, ovviamente è proprio, ecco Saturno che le mette fuori abbondantemente alto, quindi rimessa dal fondo a favore dell'Alfanese. Quando siamo giunti oltre il 35esimo minuto, se non vado errato, Gioacchino Cavaliere, minuti e secondi precisi, perché tu sei sempre molto preciso. Ricordo ancora il parziale 4-0 a favore delle Ligusate. Sì. Siamo al 35esimo. Perfetto, quindi abbiamo detto minuti precisi e secondi. Quindi dicevo, Ligusati dopo il 4-0, sembra di aversi fermato un pochettino. Ovviamente cerca più le giocate, ancora per Alfredino, ancora Alfredino sul lato destro, ancora, però regaliamo la rimessa laterale.
statale a favore delle Liquisati. Si attinge a battere proprio Saturno Pasquale. Saturno Pasquale per Alfredino, ancora Saturno Pasquale. Ecco, fallo. E quindi ovviamente il numero 18 prima non lo prende, poi dopo la seconda volta lo prende proprio, si vede da dietro, quindi ovviamente l'arbitro non la munisce, però viene ovviamente richiamato il numero 18 del Reale Alfenese. Ecco, si attinge a battere proprio Saturno Aldo. Saturno Aldo che le mette questa volta corta, addirittura sul primo palo, direttamente fuori, rimessa dal fondo a favore del Alfanese. Ecco, rimessa a fondo, si attinge a battere proprio il numero 11, Colucci Nicola. Giochino Cavaliere, e allora questa me la butto così, dico, e l'Alfanese, ad Alfano voglio dire, la forchetta la girano buona, come si vuol dire, vedo tutti quanti con qualche chiletto in più, quindi ovviamente significa che si mangia bene, ecco. Ancora ritorniamo alla partita, rimessa dal fondo a favore del... I Cusati sono tornati, no, calcio d'angolo concesso a Real Alfanese, si attinge a battere proprio il primo calcio d'angolo, quindi Giacchino Cavaliere sottolinea, si attinge a battere il numero 17, Colucci Mario Antonio. Ecco Mattia, benissimo Mattia, mette ancora in calcio d'angolo a favore del... Reale Alfanese. Ancora calcio d'angolo. Siamo giunti al 37esimo minuto. 37esimo minuto, Giacchino Cavaliere sottolinea, 30esimo minuto del primo tempo, ricorda ancora qui il parziale 4-0 a favore degli Liquisati. Allora cerca di mettere verso il centro, però dove ovviamente ancora penso che l'ultimo tocco sia stato sempre di un calciatore degli Liquisati, giusto? Sì. Giacchino Cavaliere, quindi ancora calcio d'angolo. E mette direttamente fuori, quindi rimessa da fondo a favore degli Liquisati. Rimessa da fondo, si attinge a battere proprio il nostro Saturno Raffaele. Ecco che ovviamente il numero 6 richiama un poco tutti i calciatori. Ecco Saturno, benissimo, ancora credo che si presterà al rilancio lungo, no? Per Mattia che ancora per Saturno per ancora lo mette fuori, fallo laterale a favore del Liquisati. Riprese a cura di Giacchino Cavaliere, qui Liquisati nel Monto, sempre in diretta telecronaca per voi Pepe Alfonso. Un saluto caro va a tutti coloro che ci ascoltano da tutte le parti d'Italia e dall'estero, che anche sono in tanti. Giacchino Cavaliere, facciamo un saluto dalla regia, dalle Liquisati nel Monto, e li ringraziamo per i tanti commenti di condoglio, di auspicio, e che ci seguono veramente con molta... Quindi un saluto a tutti quanti loro, un saluto va in particolare al nostro Sergio Cavaliere, che ovviamente ci segue per questioni di lavoro da Roma, quindi saluto a lui anche di essere fondatore di questa, insieme a Giacchino Cavaliere, di questa iniziativa. Ecco che per quello si trova anche Liquisati qui a seguire ovviamente dopo anni le partite anche da PC, quindi anche chi sta all'estero è molto felice di questa iniziativa che hanno avuto sia Giacchino Cavaliere che Sergio Cavaliere, quindi un complimento a loro. Ovviamente ancora Garofalo in avanti, ritorniamo alla partita, Garofalo cerca di da via in mezzo a due, riesce però a ripartire, quindi ha dato il vantaggio, fallo laterale
però con l'ultimo tocco si tratta proprio di Saturno, quindi fallo laterale concesso all'Alfanese. Il numero 4 cerca di girare, ci riesce ancora, l'Alfanese cerca di ripartire, però Mattia capisce tutto. Ecco che il numero 3 si porta in avanti, Mattel, ancora Di Bello, ancora Mattia, ancora Saturno. La Matrella riesce a prendere palla, ancora numero 6, mezzo 2 ancora. Benissimo la giocata del numero 6. Benissimo l'apertura. Ecco però Saggiomo capisce tutto e può ripartire ancora Saggiomo. Saggiomo può far ripartire. Ecco che dà il vantaggio ancora per Saturno Aldo. Bellissima l'apertura per Alfredino. Alfredino che questa volta riparte e dice, questa volta la mette. Questo è il centro e ovviamente bene. Calcio d'angolo a favore dei Liquisati. Quando siamo giunti oltre il 40° del primo tempo, ricordo il parziale, 4-0 a favore dei Liquisati. Siamo al 41°. 41° minuto, Cerchino, io avevo detto 40°, oltre il 40°, Cerchino preciso. 41° minuto, ovviamente calcio d'angolo, si attinge a battere proprio Saturno Aldo. 41° minuto. Dicevamo siamo giunti, ecco Saturno Aldo che attinge a battere, salgono le torri, Liquisati, benissimo sul primo palo però va direttamente fuori, rimessa a fondo a favore del Reale Alfanese. Credo l'esterno del palo, Giacchino Cavalieri, giusto? Ecco si attinge a battere proprio il numero 11. Colucci Nicola, testa lunga dove c'è Matrella, Matrella che cerca di mettere a terra, non ci riesce, Abate capisce tutto, ancora Abate, Abate in mezzo a due, non riesce però, ancora la giocata di Abate, quindi Mattia, si mette una pezza, ancora per Saturno, ecco, Di Bello che riesce però con un fallo, si appoggia sul numero 3 del Real Alfenese, quindi fallo concesso. L'area Alfanese quando siamo giunti oltre il 42° minuto del primo tempo. Ancora il numero 17 che riapre per Matrella, Matrella però Saturno capisce tutto, riesce in primo momento però alla fine ruba palla il numero 18, Abate, benissimo Abate, ancora Abate, Abate per Saturno, ancora Saturno, Mattia riapre per Alfredino, Alfredino che era al di là della linea, quindi in posizione offline del nostro numero 7 Alfredino. Ecco che numero 6 Matrella, Matrella, Matrella che cerca di andare in avanti, ecco benissimo Abate che capisce tutto, mette in fallo laterale ancora il numero 18 del Alfanese, ancora Saturno, Saturno benissimo, ancora giocato in mezzo a due, ancora ancora Saturno, bene Saturno, Saturno, Garofalo, ancora Garofalo, Garofalo, ottimo Garofalo, mezzo a due, fallo ai danni di Garofalo. Andiamo proprio alla testa della metà campo e Garofalo la mette direttamente fra le braccia del portiere Speranza. Speranza rimessa lunga dove c'è ancora Garofalo, Garofalo che imbatta con il braccio e finisce qui il primo tempo. Andiamo tutti, Giacchino Cavalieri, a prendere un bel tè caldo. Sì, sì. E concludiamo così questo nostro primo tempo. Ricordo i Liquisati 4-0 a favore degli Liquisati. Una partita che si è messa subito bene con un grandissimo gol di Alfredino, poi due tripletta di Garofalo. Garofalo quest'oggi molto conciso, molto dinamico, molto veramente. Quindi un saluto a tutti e risentirci al secondo tempo. Tutto è pronto per i secondi 45 minuti. Ecco l'Alfanese che fa girare palla per il numero 3. Ancora si porta in avanti il numero 11. Ancora Matrella. Matrella con il numero 6. Ecco cerca di girare palla. Ancora Matrella. Matrella in avanti per il numero 10. Ecco benissimo la finta del numero 10. Saturno bene ancora. 10 cerca di fare. Il numero non riesce. Ecco che Mattia può ripartire comunque. Ancora. Per Alfredino, Alfredino ancora per Saturno, Saturno. Guarda che passaggio, ciao. Ecco, in fuorigioco al di là della linea. Uzi,
mette la mano qui sotto, ti chiamo tutti fuori, ecco, ecco. Questo sta buono. Ora, allora, dal Pnese, porta in avanti per il numero 17, ancora. Ancora Saggiomo, Saggiomo benissimo, ovviamente per Alfredino, ancora per il numero 4 dell'Alfanese che cerca il numero, ci riesce, per il numero 10 cerca di girarsi, mette 2, ancora il numero 10 per l'Alfanese, ancora due volte in avanti e si presta addirittura il tiro che e va abbondantemente fuori al lato sinistro del nostro portiere De Luca. Rimessa dal fondo a favore dei Ligusati, si attinge a battere proprio Saturno. Siamo qui con, diciamo, in diretta con le telecamere di Ligusati nel mondo, Giacchino Cavaliere e Pepe Alfonso alla telecronaca. Ligusati nel mondo, pronto su tutti, tutte le manifestazioni qui a Ligusati, a partire da calcio, politica, manifestazione di spettacolo e varie, quindi atletica. Davvero io farei un complimento grandissimo a Giacchino Cavaliere, instancabile, per tutte le quali, ecco, stamattina credo che stavi a una gara di atletica, giusto Giacchino Cavaliere? Oggi pomeriggio sei qua a riprendere la gara in diretta con me, i Cusati Alfanese, quindi ovviamente ti devo dare, ci vorrebbe una medaglia per il tuo lavoro che svolgi ovviamente ogni giorno. Ecco che ancora Mattia che cerca di tornare alla partita per Saturno, ancora Alfredino, ancora Saturno Aldo per si porta in avanti, ancora Saturno bene, ancora bella la finta di Saturno cerca di andare via, non riesce, Speranza ancora rimette ovviamente lunga con i piedi e il pallone va a finire direttamente in fallo laterale. Ecco il cambio, esce De Luca, entra il nostro numero 15, si tratta di Vincenzo. Ecco l'arbitro fa segno che mentre dopo esce di nuovo la palla. Stanno al cambio, ancora bellissimo per Garofalo, ancora Garofalo, e il 5-0 di Garofalo. Garofalo che non esulta neanche dopo il 5-0, quindi 5-0, ecco che esce il numero 3 De Luca, Michele entra con il numero 15, Spano Vincenzo, ancora ci sarà un cambio, ecco che De Luca saluta ovviamente tutti gli stati del mondo, ecco anche Riccardino oggi, quest'oggi lo vedremo sicuramente in campo, ecco che quindi Alfredino si dice che sì. Riposa per la prossima settimana, ci sarà l'inchiesta di Alfredino, ancora De Luca, bene De Luca, a levare palla, il numero 4 ancora mette palla fuori, dove credeva ovviamente che ci stava ancora il nostro De Luca a terra, grande sportività, ancora. Il numero 3, il numero 11 dell'Alfanese, ancora per il numero 4, stavolta per cambia tutto gioco, il numero 3, ancora Mattia, ancora Speranza che dopo non può prendere con le mani, cerca il numero, questa volta stava per fare un pasticcio, ancora Garofalo, bene Speranza questa volta, tra le braccia di Speranza. E Garofalo, ecco che ovviamente si appresta al rinvio, Speranza rimessa lunga, dove c'è il nostro numero 7 Alfredino che cerca il numero per Saturno, ancora Saturno che si porta in avanti, ancora Saturno serie di finte ancora di Saturno che alla fine l'ultimo tocco proprio del numero 10 del Reale Alfanese, quindi fallo laterale concesso agli Ligusati, ancora Garofalo, ancora Saturno Aldo, ancora Saturno che cerca una finta in mezzo a due, ancora Saturno addirittura tiro abbondantemente fuori, quindi rimessa da fondo a favore del Reale Alfanese, si già battere proprio il numero 5, ancora c'è un cambio per le file degli Ligusati, si tratta di Boiano.
Ed esce con il numero 7 Russo Alfredo, entra con il numero 16 Boiano Gennaro, detto Giovinco. Valtteri. Ecco. Alla Giovinco, non sai. Ecco ancora il si abbattere il numero 11, ecco che in questo momento esce il numero 7 Alfredino. Alfredino, ricordo ancora, autore del primo gol degli Cusati. Ecco Alfredino, entra con il numero 16, dicevo, Boiano Gennaro. Ecco che ancora il numero 11, pezza in avanti, cerca di far salire proprio i suoi. Essa lunga, dove ovviamente accompagna la palla in fallo laterale Saturno. Fallo laterale concesso agli Cusati, si attinge a battere proprio Vincenzo. Ecco Mattia che si porta la palla fuori, infatti fallo laterale a favore del Real Alfanese. Si attinge a battere il numero 10 Gerardo Roberto. Ancora per il numero 6 Matrella che cerca una finta, ci riesce, però Saturno capisce tutto, riesce l'ultimo di impattare, però ancora Matrella che riconquista palla, ancora Matrella che cerca di andare via con una finta, e fallo ai danni di Matrella, tutto perché va in fuori tempo Saturno Raffaele, lo tocca sul ginocchio, quindi fallo concesso al limite dell'area, dell'altezza sinistra del portiere De Luca che piazza ovviamente la barriera, solo uno in barriera. Ecco Curto, ovviamente si attinge a battere Matrella tira direttamente, impatta sulla barriera, fallo laterale a favore del Real Alfanese. Ecco il nostro Vincenzo si porta, cerca di portare in avanti, però non va. Ecco che ancora Curto riconquista palla, ancora per Saturno, bene l'apertura per Vincenzo Toscano, che perde palla, vede sulla palla, quindi ovviamente va a finire a terra, però si rialza, nulla di preoccupante, ancora Di Bello che il portiere si siede, ma Di Bello non riesce ad impattare, ovviamente in rete questa va, ecco, che perde l'occasione di fare una prima, credo che era la rete del suo campionato. Ancora Boiano, che va a finire a terra, quindi fallo laterale. Ora ancora un cambio, entra con il numero 13 Garofalo, esce con il numero 2 Saturno Pasquale, entra con il numero 13 Garofalo Alessandro. Ecco che fallo laterale, dicevamo, a favore dell'area alfanese. Alfanese già battere, dicevo, proprio il numero 2 ancora per, c'è qualche problemino, quindi Di Bello che potrebbe approfittare, però il numero 2 stavolta riesce a riconquistare palla, ancora per il numero 4 pure, ancora per il numero 17 che si porta in avanti, cerca di affondare, ci riesce in qualche modo per il numero 2, ecco il numero 19 Matrella che si impatta addirittura con il suo calciatore, e ovviamente è Curto che può riconquistare palla e fa ripartire Garofalo, ancora Garofalo per Saturno che questa volta se la porta fuori. Fallo laterale a favore del Real Alfanese, si attinge a battere il numero 3 Carbone Pasquale, ancora Vincenzo per Garofalo, ancora che può ripartire, ancora bello, ecco che sicuramente cerca di metterla e la metterà per Boiano, questa volta un po' lunga a favore di Boiano, quindi rimessa da fondo a favore dell'Alfanese. Ecco che si attinge a battere proprio Speranza.
Speranza, credo che abbia la speranza che questa partita finisca più presto, anche perché ovviamente 5 gol incassati non sono pochi a favore degli Cusati. Ecco che ritira direttamente in porta, di bello, tenta il gol da 20 metri dall'area di rigore. Ecco che sarà il proprio ultimo cambio, entra con il numero 18 Cavaliere Walter Manuel. Vediamo chi si tratterà, uscirà il cambio, già chiamato il mister il cambio, credo che nella prossima uscirà Pietro Di Bello, ovviamente Pietro Di Bello, ovviamente ancora la Fanese che si porta avanti con il numero 10, cerca il numero, non ci riesce, fallo laterale concesso al Licusati. Ecco che sta chiamando il cambio proprio in questo momento, come dicevo entra con il numero 18 Cavaliere Walter Manuel, esce con il numero 9 Di Bello Pietro, no scusa ma con il numero 11 Di Bello Pietro, l'unica punta che doveva uscire era lui, sì. Ecco. Quindi ecco il cambio, ovviamente appena effettuato. Ecco Garofalo fallo laterale, sta a battere, rimessa ancora in fallo laterale, ancora il Licusati, si attinge a battere, ancora curto lunga per Saturno che non riesce, quindi è il numero 2 che riconquista palla, però Saturno a sua volta riprende palla, ancora fallo laterale a favore del Saturno, ha trovato una montagna da scalare. Quindi ovviamente fallo laterale, l'arbitro che secondo me guardava tutto da un'altra parte, quando questa è stata veramente divertente, ha battuto la rimessa laterale, poi in questo momento la concede per andrò fallo, quindi ovviamente può ripartire Matrella che cerca di mettere palla a terra, non riesce, che ci va per male, con questa palla per Saturno, ancora per Saggiomo per Garofalo mette per Saturno che cerca di andare via, ancora ha buttato lui dietro, sì. Posizione offline, mettiamo dalla punizione, fallo, quindi H aveva chiamato già fallo prima, quindi no, perché ovviamente era nettamente in gioco, perché ora ci veniva da soffrire. Ecco Speranza. Anche che si presta il rinvio lungo di Speranza. Ancora Saturno. Ancora Vincenzo. Vincenzo se la porta indietro con qualche passo in... Pietro ancora per Garofalo capisce tutto, il numero 3 lo scambia, cerca lo scambio con il numero 6 Matrella, non riesce perché Saturno riesce a far ripartire la propria squadra, Garofalo con qualche problemino la porta in avanti, ancora per Saturno Aldo, bella la finta in mezzo a due di Saturno, però non riesce, la terza finta è il numero 11 che capisce tutto e può far ripartire la propria squadra, ancora Garofalo Saggiomo, ancora Saturno, Raffaele, ancora per Curto, ancora Mattia, ancora serie di batti e ribatti, fallo ai danni del Licusati. Dell'Alfanese, quindi, pardon, fallo a favore dell'Alfanese, concesso in questo istante. Si attinge a battere il numero 17 Colucci, Mario Antonio. Ecco Mario Antonio che ovviamente fa segno ai suoi di andare dentro. Ecco che ancora Curto per Saturno Aldo, ancora il numero 11. Ovviamente si gioca poco in questo secondo tempo. Sì, la partita è scaduta. Come si può dire,
ovviamente una volta acquisito il risultato il Lusati si è calmato, non si presta più a grandi giocate, a grandi affronti. Ecco che dal Falese non vede altro che loro che finisca ovviamente questa partita, questa loro interminabile partita. Ecco che ovviamente vedi delle volte un tocco, per poco non fa finire contro il muro il numero 15, fortunatamente nulla di preoccupante, quindi rimessa dal fondo a favore del Lusati. Si attinge a battere proprio Saturno Raffaele per Mattia, ancora Mattia per Garofalo Alessandro, ancora per Walter Manuel. Cecchino Cavaliere, facciamo un po' di preesame, ovviamente ancora Boiano che si mette in avanti, ancora Boiano, bella la finta di Boiano che va via in mezzo a due, ancora Boiano, è la piazza Boiano, rete di Boiano, il 6-0 di Boiano, Boiano che va via in mezzo a tre. Dicevo, Cecchino Cavaliere, facciamo un po' di preesame, diciamo un po' come erano la situazione classifica, Cecchino Cavaliere. Che tu ovviamente via chat segui meglio di me. Ovviamente Lusati sta a quante lunghezze dal primo posto? Diciamo a 2 punte, è a 5, però Lusati è riposato. Quindi ovviamente Lusati, il Celle di Bulgaria deve ancora riposare, giusto, se non vado errato? Se riposi, Lusati vince, sta a 2 punte indietro. Benissimo. Più o meno la classifica e ancora il campionato è tutto da giocare. Poi c'è il Rofrano dietro di noi. Vabbè, ovviamente c'è il Rofrano, ma il Rofrano, se non vado errato, a quanti punti di Cecchino Cavaliere? A 2 da noi. A 2 lunghezze da noi. Quindi ovviamente il campionato c'è tutto da dire la sua. Dobbiamo vincere e sperare che possiamo riagganciare il nostro primato, che ci spetta tutto, ovviamente, sia per la squadra e per come è stato questo campionato, perché parliamo chiaro che siamo stati dall'inizio fino a qualche settimana fa in testa alla classifica, poi ovviamente le feste ci hanno fatto un po' male, perché in effetti i nostri calciatori, non tutti, che per lavoro, che per modo proprio comodo che seguono questo qua, bisogna dirlo e sottolineare, l'allenamento non prestano a venire, e ovviamente queste poi sono le spiacenze che succedono, e ovviamente ci sono state 2 o 3 gare che abbiamo perso qualche punto, come lì sul campo di Celle di Bulgaria, come a San Giovanni a Piro e così dicendo. E speriamo che possiamo veramente riagganciare quel posto, che lo meritiamo tutto, che anche sia per il nome che per la squadra, che fino a qualche settimana fa giocavamo per il nostro campionato. Ecco che ancora ritorniamo alla partita con il numero 10 che in questo momento subisce fallo appena concesso, ovviamente fa segno di riteggiare al nostro Garofalo che è nella distanza, mette la palla verso il centro dove c'è Curto, qualche difficoltà, Saturno che la rimette verso il centro dove c'è ancora Garofalo, ancora fallo ai danni del Real Alfanese, si attinge a battere proprio il numero 17, si tratta di Colucci Mariantonio, no, lascia per il numero 10, Mario, ecco che Curto però capisce tutto, quindi vorrà far ripartire ancora Garofalo, che quest'oggi va addirittura a prendere palla dietro, ancora l'instancabile, il nostro piccolo Giovingo, serie di finte di Giovingo, e mette clamorosamente fuori al lato destro del portiere, ancora Boiano, abbiamo visto Boiano partire benissimo, mezza tua, ecco che ancora Curto, addirittura va al tiro con i piedi, cerca di intercettarla il portiere dell'Alfanese, ancora per il numero 3, ancora si porta in avanti Carbone Pasquale, ancora Mattia, Garofalo che ovviamente trascina la palla fuori,
fallo laterale a favore del Real Alfanese. Ancora tira, tenta il tiro, però viene rimbattuto sulla schiena di Saturno, quindi calcio d'angolo a favore del Real Alfanese. Alfanese che presta di un altro calcio d'angolo, si attinge a battere il numero 10, si tratta di Gerardo Roberto. Ecco, ovviamente dice proprio Omi di farsi spazio in aria, messa corta dove c'è il numero 4 che però non riesce, quindi può ripartire ancora Garofalo, ha della testa e la cambia tutto per il nostro Boiano che la fa scendere, ancora Boiano, serie di finte di Boiano e ancora. E ancora gol di Boiano che ovviamente va via in mezzo tra il portiere e il difensore del Alfanese. Giacchino Cavaliere, siamo sul 7-0, ovviamente nel commento non c'è quasi nulla da commentare, possiamo solamente dire che ovviamente lo dicevamo già in anticipo. La squadra dei Cusati si vedeva che era esattamente superiore, ovviamente la classifica la diceva già dall'inizio, la diceva tutta, e si è visto subito andare in vantaggio con il gol di Alfredino e così via, portarsi poi adesso addirittura sul 7-0, ovviamente io direi meritatissimo dalla parte dei Cusati. Ecco che ovviamente Speranza che addirittura si scoccia, non riesce poi ovviamente. Ecco che ancora ovviamente l'Alfaese, io credo che in questo momento non gioca più, non riesce proprio a prendere palla dopo un risultato così amaro, così è molto difficile. Fuori gioco. Fuori gioco. Ancora fuori gioco. Dai. Ecco che ancora. Ancora il numero 8 Mattia, ancora Alessandro. Ancora Speranza rimessa lunga ancora. Dove c'è Saturno, fallo concesso ai danni del numero 9. Fatto bene questa, dice l'altro, dai. Saturno, come vorrebbe dire, lasciamocela pure qualcuna, no? Ovviamente. Quindi ecco che ancora si appresta a battere il numero 11 del Real Alfanese. Ecco, benissimo il tiro che sfiora la traversa del nostro De Luca, sorpreso. Quindi l'ultimo tocco è proprio del calcio d'angolo, addirittura calcio d'angolo proprio del nostro De Luca, ho rimbattato vicino a qualche nostro calciatore, non abbiamo visto bene la... Quindi calcio d'angolo comunque a favore del Real Alfanese, si attinge a battere il numero 9, si tratta di Savino, Salvatore, ovviamente cerca spazio in mezzo a tutti, ancora Curto che lascia addirittura la palla e regala così al numero 4 il tiro, però che tira abbondantemente alto sopra la traversa, porta di resa dal nostro De Luca. Ecco che si appresta a battere il nostro De Luca il Garofalo. Ancora Mattia, ancora Curto,
Ecco che ancora Saturno la mette direttamente in avanti, dove c'è il netto fuorigioco, il nostro dice di no, ma era a 6 metri al di là della linea abbondantemente. Abbondantemente, dicevo, al di là della linea. Ecco che ancora Saturno, che ancora si presta a difendere. Saturno non vuole prendere mai gol. Saturno, ecco che ancora Boia, ecco, la rientra da fuori gioco, quindi ovviamente fuori gioco. Ecco che ancora si porta in avanti il Reale Alfanese, ancora per Matella, ancora per il numero 4, tenta il tiro, dove c'è però Saturno che intercetta, ancora Saturno, ancora Saturno per Garofalo, ancora Walter Manuel, ancora si porta in avanti Walter Manuel, tenta addirittura un tiro, non ci riesce, ancora per Saturno alto, questa volta è in posizione regolare il nostro numero 6, si tratta di Gianluca, quindi Gianluca che viene ripreso dal pubblico, ovviamente per dire che non segni, infatti non segna, non la mette abbondantemente alto sulla traversa. Rimessa dal fondo a favore del Real Alfanese. Ormai siamo oltre la mezz'ora di gioco, Gioacchino Cavaliere. E il risultato, lo ricordiamo ancora, 7-0 a favore del Real Alfanese. Esce con il numero 11. C'è un cambio con Lucci Nicola, entra con il numero 13 detta Antonio Carlo. Ecco che torniamo ancora alla partita, ancora il Real Alfanese che si porta in avanti, tenta di portarsi in avanti, non riesce perché Garofalo in questo momento prende il posto di Saturno come centrale. Ancora Vincenzo, ancora De Luca che fa qualche finta di troppo, dietro ancora per Vincenzo, ancora Curto che riapre per Mattia, ancora Curto per Vincenzo, ancora per Boiano che la mette per Gianluca che Saturno tira direttamente, rimessa dal fondo a favore del Real Casella. Alfanese, dicevo Gioacchino Cavaliere, ovviamente tutto ormai pronto per la fine, mentre i nostri calciatori e i calciatori soprattutto dell'Alfanese sono molto pagati dal risultato, ovviamente da come è andata la gara. Ecco che si può portare in avanti però in questo istante, ancora il numero 4 però porta la palla fuori, quindi fallo laterale a favore degli Ligusati. Si attinge a battere proprio il numero 15 Vincenzo, ecco che ancora Garofalo che fa girare palla per Mattia che ha qualche difficoltà e riconquista ancora però palla Mattia in mezzo a due, poi ancora cerca Saturno stavolta con qualche difficoltà però poi alla fine riprende palla e addirittura va a tentare di far fallo. Ecco che Saturno ride, però io dico che c'è poco da ridere. Lello! Poi addirittura va a dire no, non mi piace questo. Non mi piace perché ovviamente giusto diciamo Gioacchino Cavaliere, io poi tu dici quale motivo, non c'è da commentare, però io queste cose le commento in quanto anche se su questi risultati e queste cose bisogna sempre rispettare e, ovviamente sia l'avversario sia le giocate, non è quello che ecco
Vincenzo che può far ripartire, ancora Vincenzo, benissimo. Vincenzo, ancora Vincenzo, bene in mezzo a due, ancora per Saturno, ancora Curto, ancora Saturno. E non va, non va! No, non va il tiro! Ancora secondo fallo, ancora un cambio per le file dell'Alfanese. Ancora c'è il numero 13 che riconquista palla, si può portare in avanti, ottima la finta del numero 13, tende il tiro, deviato, questo non va errato. Ecco che ovviamente si appresta ancora un cambio, entra con il numero 15, Villano Michelangelo. Esce. Non abbiamo visto chi abbia uscito. Esce con il numero 4 Cobucci Alessandro. Torniamo alla partita, ancora Vincenzo, ancora Curto che gira per Mattia, ancora Mattia per Saggiomo, ancora Saggiomo per il nostro cavaliere Walter Manuel, ancora Walter tenta la finta, non riesce, viene fermato, quindi può ripartire così l'Alfanese. Ancora Curto, mezza due, ancora Mattia, ancora Curto. Ecco, bellissimo il passaggio per Walter Manuel, il portiere Speranza non fa passare. Valla, ancora può ripartire così il numero 2 Villano Valerio che riparte, ancora Villano attraverso il centro dove c'è il numero 13 detto Antonio. Ecco che ovviamente viene fatto passaggio indietro, ancora per De Luca, ancora per Saturno, ancora Garofalo, ancora Mattia, ancora Saturno. E non va, si batte calcio d'angolo a favore del Ligusati. Cioè Luca che ovviamente viene un poco preso da tutta la, da tutti quanti sugli spalti, da tutti i nostri errori, e niente, vorrebbero prendere in giro perché non riesce a fare gol, quindi ovviamente ancora Saturno, bello, ancora il numero di Saturno in mezzo a due, non riesce comunque ad imbattare Mattia, quindi può ripartire, ne è entrato ancora con il numero 15, fallo ai danni del numero 10 Gerardo Roberto. Vincenzo capisce tutto, quindi ancora può far ripartire con le ricusate, ancora Vincenzo, ottima la giocata per Curto, ancora Curto per Garofalo, fuori gioco a favore dell'Alfanese. Ecco che Matrella che va a prendere palla sul lato sinistro della nostra postazione, ancora Matrella, c'è col numero Vincenzo, però non si fa ingannare Vincenzo, che questa volta tenta a sua volta lui il dribbling e quindi riconquista, se non va del lato, calcio d'angolo, l'ultimo tocco è proprio di Vincenzo, anche se ovviamente i dubbi ci sono e sono tutti, quindi calcio d'angolo in questo momento effettuato, ancora per il numero 10, bellissima la finta, però non il tiro. Si è perso all'ultimo, ottima la prima finta iniziale del numero 10, però non conclude il tiro, quindi regala così la messa da fondo al nostro Ligusati. Ancora il numero 5 cerca di portare in avanti
La Raffanese tira addirittura in porta, dove c'è Pasquale che non ha nessun problema a far ripartire la nostra squadra. Ecco che ovviamente, ecco Sergio, ecco Boiano che rimette per Gianluca. Gianluca che fa il gol e viene preso in giro da tutto il pubblico. È tutto il pubblico, quindi è l'8-0. L'8-0 del nostro numero 6.